vista dei numeri, ma la pandemia ha provocato incertezza sul lavoro, i lunghi periodi di lockdown e di isolamento hanno provocato disagi dal punto di vista psicologici. Ne parliamo con Damiano Rizzi, presidente della Fondazione Soletanea. Buongiorno, per essere qui con noi questa mattina. E allora, voi avete messo a disposizione una rete di psicologi che gratuitamente offrono aiuto a chi ne ha bisogno. Cosa ha provocato dal punto di vista mentale questa pandemia? Allora, noi abbiamo analizzato soprattutto un campione di giovani e di adolescenti e abbiamo visto dei dati abbastanza allarmanti da un lato, e poi il messaggio vuole sempre essere, come dire, tranquillizzante, perché a fronte di un bisogno e di un dolore psicologico è importante, come dire, accogliere questo dolore, ascoltarlo e cercare di farci qualcosa. Abbiamo visto che per circa il 60% dei ragazzi il Covid ha rappresentato un evento spartiacque, cioè dicono che la loro vita non sarà più la stessa, sarebbe stata diversa senza il Covid. E per il 47% di loro è difficile oggi dare un senso a quello che si sta provando. Effettivamente l'essere rimasti a lungo in didattica a distanza e non aver potuto frequentare i propri coetanei, il gruppo di pari, ha creato comunque una sensazione di isolamento e questo chiaramente è sempre causa di dolore psichico per la nostra mente. Rizzi, è come se ci fosse stato un prima e un dopo. Questo fenomeno che ci dice riguarda tanti giovani, tanti adolescenti, purtroppo è un fenomeno trasversale, omogeneo in tutta, insomma, nella nostra regione, ma in tante altre, giusto? Sì, è un fenomeno nazionale. All'inizio, se ricordate, la prima ondata ha sicuramente più colpito le regioni del nord, ma poi dalla seconda, terza e quarta ondata Covid, la situazione è assolutamente omogenea a livello nazionale. Aspetta, questa è la condizione anche di chi ha perso il lavoro, quindi anche per questo che voi offrite questo servizio gratuitamente. Sì, noi offriamo questo servizio gratuito ed è possibile trovare tutte le informazioni al sito retepsicologisoleterre.org. Ed è importante perché in questo momento circa l'80% dei nostri bambini e adolescenti non avrebbe accesso, se non a pagamento, a un servizio di supporto Ecco, psicologico. voi lanciate Questo anche un perché. allarme, c'è la necessità di trattare i problemi di salute mentale come il long covid, quindi insomma, sono problemi che rischiano di trascinarsi a lungo e per anni, bisogna intervenire subito. Bisogna intervenire subito e per certi versi siamo già un po' in ritardo, perché anche le risposte che sono arrivate sino ad oggi da parte appunto dello stesso Ministero della Salute sono assolutamente timide. C'è qualche regione, un paio in Italia, che sta avanzando qualche proposta altrettanto timida, perché si attende la costituzione delle case